Dopo aver visto la dilatazione termica nei corpi solidi, no? Quindi abbiamo visto, anzi addirittura abbiamo distinto in tre tipi: dilatazione lineare, quindi per i corpi che avevano come dimensione maggiore, per esempio la lunghezza, dilatazione superficiale, che quindi si estendevano in superficie, immaginate una lamina di ferro, e dilatazione volumica, che è quella che interessa un po' tutti i corpi. Di questo addirittura abbiamo fatto proprio l'esperimento, l'abbiamo fatto con voi? La sfera di Gravesante, non ancora, no, ok, mi imbroglio, scusate con allora la seconda. Faremo la prossima volta l'esperimento sulla sfera di Gravesante. Dicevo, ci occupiamo oggi invece della dilatazione dei liquidi. Che cosa avviene nei liquidi? Beh, lo voglio fare qui, ragazzi, quindi non scrivendo, tanto avrei scritto solo sta formula e poi avrei dovuto comunque parlare, perché l'acqua, che è un elemento, no, essenziale in natura, almeno nel nostro pianeta, mostra un'anomalia rispetto a tutti gli altri, diciamo, liquidi. Iniziamo da cosa avviene quindi per gli altri liquidi. Anche loro, vedete, avranno una condizione, una situazione molto simile a quella che avviene per i solidi. Infatti, notate la legge, vedete questa formula, la 18, che stiamo vedendo, V uguale V0 per 1 più, qua c'è alfa delta T. La formula invece per la dilatazione volumica dei solidi era V uguale V0, 1 più 3 lambda delta T. Diciamo esteticamente, ma non solo, è veramente molto simile. Alfa, o quella è una lettera greca alfa. Mentre lì quel 3 lambda, il lambda era, vi ricordate, il coefficiente di dilatazione lineare. Infatti le formule erano 1 più lambda delta T per la dilatazione lineare, 1 più 2 lambda T per la dilatazione superficiale, 1 più 3 lambda T la dilatazione volumica. Dicevo, adesso invece abbiamo questo alfa. Beh, noi questa tabella già l'abbiamo vista l'altra volta, solo che abbiamo, come dire, fissato la nostra attenzione solo sulla prima colonna. Vi ricordate? Dove stanno appunto quei lambda? Ok, quindi abbiamo visto l'acciaio, l'alluminio. No, assolutamente. Ragazzi, sta sul libro. Io sto utilizzando il libro in formato digitale. La pagina la vedete anche proiettata qui, la 191, quindi è inutile riscriverla. Mo' commenteremo giusto qualche numero, ma non di più. Invece, nella seconda colonna, vedete, c'è scritto, quindi di là c'era scritto materiale, giustamente, perché sono dei corpi. Di qua ho scritto liquido. Qualcuno si stupirà di vedere in fondo. Vabbè, tranne l'olio di oliva, l'ho voluto mettere sinceramente proprio perché stiamo in un agrario, quindi il motivo per cui, perché potevo mettere, stanno avendo migliaia di liquidi. Invece il penultimo, il terzultimo, aria ed elio, unici come l'aria e l'elio, non sono dei gas, certo che sono dei gas, ma questo è il loro coefficiente di dilatazione quando stanno allo stato liquido. Questa è una cosa che vedremo nei prossimi capitoli, quando faremo le trasformazioni termodinamiche, nella fattispecie quelli riferiti ai gas. Un gas, quando viene compresso, assume lo stato liquido. Chi fuma lo sa benissimo, sto fatto, no? Perché nel suo accendino trova un gas. No, non lo so che, se è metano, quale sia, però lì io lo vedo come un liquido, no? Mi sembra acqua, che è trasparente esattamente come l'acqua, ma è solo perché è cambiato il suo stato, cioè sottoposto a pressione, passato dalle aeriforme allo stato liquido. Il fumo era un gas, Certo. stava comprimendo. Tutti, allora, mo non voglio addentrarmi su questo, ma ti rispondo, tutti i gas dallo stato aeriforme, se compressi opportunamente, oh, qua c'è l'aria. Uno pensa l'aria quando viene trasformata, o meglio l'ossigeno più che aria,
L'ossigeno quando viene trasportato, no? Perché poi viene portato negli ospedali, dunque, cioè secondo voi lo trasportano con il disperdendo volume inutilmente, perché mo parleremo. No, ma viene compresso e quindi portato allo stato liquido. Una volta che è lo stato liquido, in quei contenitori che vediamo, no? Che viene trasportato, c'è il massimo volume disponibile. Ok, quindi tutti gli aeriformi. Mo' può cambiare tra uno e l'altro la pressione per cui ciò avviene, chiaro? Cioè non è che tutti diventano liquidi alla stessa pressione. Uno avrà bisogno di un'atmosfera, una di due, una di tre, insomma, può cambiare questo. Ma tutti gli aeriformi possono essere portati allo stato liquido. Dicevo quindi, aria e elio è inteso di quando stanno allo stato liquido. Un'altra cosa solo voglio osservare è l'ordine di grandezza. Adesso possiamo paragonare le due tabelle, perché di fatti io le ho volute mettere insieme, ma di fatti sono due tabelle. E cioè, vedete, l'ordine di grandezza del coefficiente di dilatazione lineare dei corpi è 10 alla meno 6, cioè un milionesimo, perché tanto è 10 alla meno 6. Invece quest'altro, più o meno, perché mo, insomma, con qualche distinguo, ma in grandi linee, l'ordine di grandezza è 10 alla meno 4, cioè un 10 millesimo. Insomma, per capirci, stiamo nell'ordine di un 100 volte più grande, perché da 10.000 arrivare a un milione. La proporzione è esattamente quella, un fattore 100. Ripeto, era giusto un'osservazione. Quindi abbiamo questo 10 alla meno 4. Va bene, quindi per vedere anche qual è l'alfa. Quindi la legge, la formula per andare a dire qual è il volume finale e dove qui V0, però prendiamo ragazzi il volume a 0 gradi. Quindi, V uguale il volume del nostro liquido preso a 0 gradi per 1 più alfa, gli alfa che abbiamo visto sopra, per delta T. Questa è una legge di tipo lineare, cioè se noi la volessimo rappresentare, ragazzi, dovremmo fare una linea chiaramente crescente, non orizzontale, perché sennò sarebbe costante, una linea crescente, ma una linea, niente di particolare. Beh, tutti i liquidi, tutti, là non so se avete notato, ho messo tra i liquidi ovviamente il mercurio, perché seppur un metallo, noi sappiamo che a temperatura ambiente si presenta allo stato liquido e ce ne abbiamo qui in laboratorio un po'. Dicevo, tutti i liquidi soddisfano questa legge, però ce n'è uno. E già l'ho accennato a inizio lezione, cioè l'acqua che invece non soddisfa questa legge. Come è fatto? Ecco perché si parla di anomalia dell'acqua. Questo diagramma mostra, saliamo un altro po', ok, mostra l'andamento dell'acqua all'aumentare della temperatura. Il grafico, notate, allora, sugli assi, scusate prima, asse orizzontale. Le temperature, quindi quello no, gli assi cartesiani x e y, l'asse delle x o delle ascisse, quindi quello orizzontale, le temperature, l'asse verticale o delle ordinate, quindi le y, il volume. Qui dicevo una prima osservazione, ragazzi, il grafico parte da, vedete, il grafico è questa linea rossa che andremo adesso a commentare, però parte da zero, cioè da temperatura 0 gradi. Non perché è stata omessa, come dire, la parte del grafico precedente, perché non c'è, secondo voi? A 0 gradi l'acqua che gli succede? Congela, diventa un solido, si solidifica, aumenta di volume, ma a parte questo, come dire, poi quel volume, cioè, non è più un liquido, va bene? Quindi a noi interessa osservare il volume dell'acqua come liquido, chiaro? Quindi prima di 0 gradi c'è questo cambio di stato, almeno per l'acqua, quindi non lo andiamo a considerare per niente, ma anche per questo motivo. Beh, che cosa ho detto prima, ragazzi? Che tutti i liquidi, e mo qua non lo posso disegnare, ma vedete, cerco di indicarlo con il mouse,
avrebbero un andamento di tipo lineare, cioè una linea che parte da un V0, come dire, il volume a 0 gradi è quel puntino, e chiaramente ogni liquido può avere il suo volume iniziale. Poi vedremo una linea che man mano aumenta. L'acqua invece perché mostra il grafico è così? Perché quando è solido, quando è solido... No, no, lascia perdere il solido, non ci interessa, mo le frutta dice. Noi interessa da 0 a 100 gradi, perché poi oltre 100 gradi abbiamo detto già con l'esperimento, no, che addirittura diventa aeriforme, quindi non è più un liquido. Il nostro intervallo in cui l'acqua è un liquido è 0-100, quello ci interessa. Ma qui particolarmente ci interessa nei primi gradi. Notate che fino a 4 gradi, che cosa fa il grafico? Scende. Il grafico, ragazzi, rappresenta il volume, eh? Poi il volume è l'ordinata, l'ascissa e la temperatura. All'aumentare della temperatura da 0 a 4 gradi, il volume, vedete, sta scendendo. Cioè immaginate che quel liquido sta leggermente, no, non è che sta discesa, però si sta riducendo. Dopo i 4 gradi invece, vedete, piano piano inizia, dopo gli 8-10 gradi possiamo dire che inizia quella linearità che ci hanno poi tutti gli altri. Quindi passati gli 8-10 gradi l'acqua si ricorda pure lì che è un liquido, dicevo, io mi devo comportare come tutti gli altri liquidi, e quindi inizia quell'andamento lineare. Ecco perché nel grafico non è più rappresentato, perché neanche lì ci interessa. Quello che in realtà ci interessa è ciò che avviene proprio in questo intervallo piccolo, vedete, di temperatura tra 0 e gli 8 gradi. Quindi addirittura fino a 4 gradi si abbassa e poi inizia pian piano ad aumentare. Questa è un'anomalia, perché tutti i liquidi, qua non parliamo del fatto che stanno centinaia di liquidi, una metà si comportano così e un'altra metà in un'altra maniera. Tra tutti i liquidi conosciuti, l'acqua è l'unico che ha questo andamento. Beh, le domande più belle, più pericolose, più insidiose nella fisica sono sempre i perché, quelle che, le domande che facciamo da bambini. Qui perché hanno sicuramente tante ipotesi, qualcuno dice perché la struttura cristallina dell'acqua che fa in maniera che è così, ma sono affermazioni ipotetiche e tali rimangono. Cioè, come a dire, io potrei dire che l'acqua è così perché quando c'è il sole luccica, avrebbe la stessa valenza scientifica, va bene? Quindi ad oggi il motivo per cui l'acqua abbia questa anomalia nessuno è riuscito a spiegarla. Non è che non ci sono stati scienziati che, chimici, no, che abbiano osservato questa cosa, pure perché la struttura dell'acqua non è che tra 0 e 4 gradi apparentemente cambia, quella è, capito perché è difficile spiegare, dice, ma perché sta cosa prima diminuisce e poi aumenta, va bene? Quindi è una cosa ancora oggetto di studio, se vogliamo, ma giusto per darvi un'idea, no? Più volte l'abbiamo detto, di perché rimasti, come dire, non risposti. Nelle scienze ce ne stanno tantissimi, in fisica ce ne abbiamo anche noi tanti. Il perché più, come dire, più famoso è quello sulla gravità. Perché un pianeta attrae i corpi? Guardate che nessuno ad oggi è ancora riuscito a chiarire questa cosa. Anche lì tante ipotesi, no, perché i nuclei dei pianeti stanno fatti così, colà, tutte chiacchiere, va bene? Quindi nessuno riesce ad oggi ancora a spiegare perché c'è la gravità. Eppure noi della gravità sappiamo tutto, la sappiamo descrivere. Noi sul pianeta Giove, Venere, Marte, quello che ci pare, sappiamo predire in base alle dimensioni, alla loro massa, la cosa, che coefficiente, no, che accelerazione gravitazionale ci hanno. Sappiamo dire tutto, cioè un corpo se cade lì quanti secondi, microsecondi ci mette, tutto come fenomeno, però del perché avvenga quel fenomeno è il vuoto assoluto. E non è che non ci abbiano pensato scienziati, voglio dire, del calibro di Einstein,
Planck, Heisenberg, cioè all'inizio del Novecento c'era un fermento nella fisica, abbiamo avuto veramente degli scienziati di livello enorme, eppure anche loro hanno dovuto arricciare le spalle, va bene? E dire non lo so, cioè, o perlomeno ognuno ha detto delle ipotesi, ma le stesse ipotesi che potremmo adesso dire noi e nessuno potrebbe smentirci, va bene? Quindi i perché nelle scienze ne sono veramente tanti, pure perché i perché sono veramente domande pesanti, perché io non chiedo più il fenomeno se lo so descrivere, e quelli, diciamo, gli scienziati hanno saputo descrivere veramente fenomeni naturali, cioè una serie di numeri di fenomeni enorme, alcuni semmai ancora no, ma tantissimi li sappiamo descrivere, ma il perché è tutt'altra cosa. Quindi, per dire, anche sull'acqua l'anomalia dell'acqua ad oggi non è stata ancora ben spiegata, se non con varie ipotesi, varie teorie che diciamo portate avanti. Quindi mostra questo andamento diverso rispetto a tutti gli altri liquidi, ok? Quindi c'è un abbassamento, una riduzione di volume fino ai 4 gradi, poi pian piano la curva torna a riprendere quella forma, dicevo, che invece hanno tutti gli altri liquidi, che è quindi questa qui, va bene? V uguale V0 per 1 più alfa per delta T, dove gli alfa sono i coefficienti di dilatazione, anzi, no, non vorrei avervi distolto, anche l'acqua, vedete, c'è il suo alfa, quindi non è perché l'acqua non si dilati, cioè gli scienziati hanno, visto che si dilata, calcolato l'alfa e tutto quanto, però l'anomalia di che cosa avvenga tra quei 0 e 4 gradi comunque permane.